Diamo un'occhiata a una funzione che è molto potente ed è quella del taglio dei tracciati, trim path in inglese. Diciamo di avere una linea retta, molto semplice, creata con lo strumento penna. Se andiamo qui su aggiungi, gli diciamo taglia tracciati, trim path. Quello che succede è che mi ha aggiunto questo. Abbiamo il nostro tracciato e abbiamo il taglia tracciati. Ora qui abbiamo un inizio e una fine e uno scostamento. L'inizio è il punto da cui inizia il nostro tracciato, per cui se io lo sposto a metà, il mio tracciato partirà da metà. La fine è la stessa cosa, è a 100%, ma se io la sposto a 50, il mio tracciato finirà a 50%. Lo scostamento è come fosse il punto centrale della sezione che abbiamo scelto. Ora inizia a 0, ma se io la sposto avanti, sposto a 100 per esempio, inizia da un altro punto. Ora, in pratica, questo a cosa ci può servire? Per esempio, potremmo far partire entrambi i tracciati, cioè potremmo far partire l'inizio del tracciato da 50 e la fine del tracciato da 50, e dopo un paio di secondi potremo riportarli ai loro valori normali. In questo modo quello che avremo è una linea che si va a formare. È utile sapere che ci sono anche delle altre opzioni. Ora vado a creare un tracciato un po' più complicato. Così, ma comunque casuale. E vado nuovamente ad aggiungergli un taglia tracciati. Ora, oltre alle opzioni di inizio e di fine che abbiamo già visto, esiste anche un taglia più forme che di default è impostato su simultaneamente. Ora io l'accorcio, ne prendo solo una sezione. Anzi, facciamola partire dall'inizio, per cui l'inizio lo lascio così e vado a tagliare la fine. Ora quello che faccio è che agisco sullo scostamento. E vado ad animare il suo movimento. Facciamo fare un po' di giri, due giri. Per cui quello che abbiamo ottenuto è questo. Lo scostamento si muove e fa sì che quel pezzo si muova lungo il tracciato. Una volta che arriva alla fine, ricomincia da capo. Ora però io l'ho imposto su singolarmente e singolarmente significa che posso gestire più tracciati. Ora io qui ne ho uno solo. Però se lo seleziono e premo Command D, succede che l'ho duplicato. Ovviamente sono sovrapposti perché l'ho duplicato nella stessa posizione. Se seleziono uno dei due e lo sposto con i tasti direzionali, vediamo cosa succede. Quello che succede è che io parto sul tracciato che ho creato. Nel momento in cui termina, inizia ad andare sul secondo tracciato che ho creato. E questa cosa si può concatenare, nel senso che se io duplico nuovamente il tracciato 2, seleziono nuovamente e lo vado a spostare nuovamente, terminato il primo tracciato passerà al secondo e poi al terzo e così via.